amici di Iron Folks, Folksfest 2016, sono in compagnia degli Ulvedar, che hanno avuto un piccolo cambio di giornata, hanno suonato oggi nella giornata di domenica, anziché ieri nella giornata di sabato. Allora, voi avete usato questo Folks Festival per presentare dei nuovi brani, brani che andranno a comporre un EP e che successivamente, mi dicevate anche ieri, andranno direttamente in un nuovo album. Vuoi parlarci un po' di questi pezzi, del lavoro che vi aspetta e dell'EP che uscirà a breve il 26 luglio? Esatto. In realtà non solo i brani che ho presentato, solo uno, perché in realtà presenteremo soltanto un inedito, che è Legion, quella canzone che abbiamo fatto anche nel video, solo uno. E nell'EP saranno compresi 6 pezzi registrati live in 3 occasioni diverse. Sì, questo sarà il primo pezzo che andrà a comporre l'album nuovo su cui stiamo già lavorando, e esattamente uscirà l'EP appunto martedì 26, e per il prossimo, per l'album sarà da aspettare ancora un po', perché appunto dobbiamo finire di lavorarci. Tutto qui sostanzialmente per ora. Abbiamo usato questa occasione per presentare questa settimana, per presentare sia il video che canzone e tutto quanto quello che sarà il lavoro che uscirà settimana prossima. Ok, allora, il linguaggio del nuovo album degli Ulvedar, mi dicevi che avrà toni più cattivi, più aggressivi, e ti chiedevo anche se ci sarà, come nel vostro ultimo album, qualche ospite particolare. Allora, qualche contatto l'abbiamo preso, però non so dirti in realtà se ci sarà qualche ospite. Nomi? Per intanto no. Se poi decideremo o andrà in porto qualcosa, lo scoprirete tra un po', perché questa volta chiaramente puntiamo un po' più in alto. Sempre che lo facciamo faremo questa cosa, vediamo. Riguardo invece alla cattiveria del disco, non è tanto l'essere più cattivo, perché alla fine siamo sempre noi, è solo più elaborata la composizione delle canzoni e leggermente più spinta, semplicemente spinge un attimo di più sull'acceleratore, sul muro in faccia, ma anche sull'elaborazione stessa appunto dei pezzi, è più costruita, diciamo. E le tematiche, voi avete sempre attinto a tematiche legate al mondo e alla mitologia nordici prevalentemente, mentre in questo nuovo lavoro cambierà qualcosa, l'attenzione si sposta leggermente pur mantenendo temi simili, giusto? Diciamo che in questo nuovo album abbiamo deciso di aprire un po' le porte a tematiche più variegate, sempre incentrate su guerre, medioevo, pre-medioevo, roba del genere, però non più completamente incentrato su una tematica sola. Ci sarà ancora sicuramente quella, però appunto dall'EP, che sarà Legion, appunto parla delle legioni romane, sarà un po' più aperta, non sarà più chiusa, monotematica e basta. Già avevamo dato un anticipo di questa cosa con l'ultimo album, abbiamo inserito una canzone sempre storica, ma che parla appunto di Bergamo, e quindi era fuori da quella tipologia di tema, insomma. Ok, allora un'altra domanda. Ieri io vi ho già incontrati, vi avevo fatto un'intervista un po' particolare, e l'umore era di un tipo per alcune vicende particolari. Com'è essere riusciti comunque alla fine a trovare modo di suonare e di esibirsi sul main stage del POSC? Allora, è stata... Andiamo a prendere Pokémon, figa! Tutti, gonna catch 'em all! Allora, è stata la nostra reazione quando ci hanno detto che potevamo suonare oggi. Ma davvero? In pratica c'è stata una situazione, e comincia a fare una sbronza per dire vabbè, siamo tristi, almeno sbronziamoci e diventiamo più tristi. Poi nel momento in cui abbiamo colto l'occasione, siamo riusciti a entrare in questo buco di Ozzy, allora dopo la sbronza è diventata molesta. È peggiorata tanto. Peggiorazione. Beh, diciamo cosa dice, io sono il batterista, ciao.
Sì, ci siamo tolti un'enorme soddisfazione, riuscendo a essere qui almeno oggi, diciamo colpo di fortuna e sfiga per un altro gruppo, però che è saltato, siamo riusciti a essere recuperati oggi, però è vero, per far passare diciamo, la delusione del primo colpo alla notizia che eravamo già completamente sbronzi e susseguita una sbronza molto molto peggiore. Che ha un po' minato l'esibizione di oggi a livello qualitativo vocale mio, ma vaffanculo, va bene lo stesso. Perfetto, ottimo. Allora, adesso quali sono le prossime date che avete in programma, se ne avete, le principali che aspettano gli Ulvedar? La data principale per ora in programma ce l'abbiamo il 27 di agosto alla Calippo. Non ti preoccupare, perché non so come si mangia a Calippo, ho fatto esperienza. Il 27 di agosto alla festa Bikers di Cologno, qui saremo in apertura con i Gamma Bomb e sarà un'altra bella occasione per dimostrare la nostra ignoranza dal live, insomma, per questo insomma. Per intanto questa è in programma definitiva, poi altro arriverà nei prossimi giorni. Ottimo. Vi chiedo anche, voi avete recentemente avuto un cambio di formazione, nel senso che avete cambiato bassista praticamente. Chitarrista, lapsus mio. Allora, aveva anche il bassista dall'ultimo posto. Va bene. Ok. Da Federico a Giuseppe, i nomi sono. Esatto. Allora, quanto questo cambio inciderà sulle nuove registrazioni, se inciderà, e quanto sta incidendo sulle vostre performance dal vivo? Se porta qualcosa di nuovo, se mantiene più o meno lo stesso livello? No, era solo quello che costava di meno. Allora, vi mostro il nuovo membro. No. Vabbè, passiamo la parola al nuovo membro. Facciamolo dire a lui. Devo fare il califfaro io. Allora, qual era la domanda, che non ho sentito niente proprio. Allora, per te che sei nuovo? Per me che sono nuovo, la tua presenza cosa può portare di nuovo o cosa sta già portando agli Ulvedar dal vivo, in studio, eccetera? Perfetto, allora, tendenzialmente porterà una ventata di tamarraggine, perché veramente, inizialmente c'era un po' lo schifo proprio. Sai meglio di me che sei detto da 2 anni, quant'è? Un anno, vabbè. Lo schifo c'era, però con me diciamo che si è creata questa nuova atmosfera da schifo, è brutto da dire, però proprio si va a creare un death metal, un disagio proprio old school, cioè diciamo proprio stile Dissection, stile ci si spacca sempre e si spacca sempre di più sul palco. Diciamo che è più tendente all'old school, quindi più aggressivo, molto molto meno, più omosessuale, come dice il batteraio, batterio, old school, in che senso? Non ho capito. E io sento poco perché c'è un tappo nell'orecchio sinistro. Destro, ecco, va bene, quindi niente, arriverà una ventata, prima l'ho già fatta la ventata, cioè adesso arriverà la ventata nuova di cattiveria e ripeto, schifo. Passo il caliparo al signore. Perfetto. Allora, io direi che qua, Post-Fest 2016, con gli Ulvedar. Dì qualcosa a lui, dai. Ah, vuol dire qualcosa a lui. Già che ci siamo. Vabbè, ieri sembrava lutto nazionale, oggi per il sottoscritto uno dei concerti della top 3 della mia vita, probabilmente. Per me. Il pubblico del Fosc è qualcosa che non trovi da nessun'altra parte. Partecipazione, casino, pogo, gente che volava in giro. E l'ignoranza. Proprio quell'ignoranza genuina che
sì, da più noi prendiamo ignoranza, più riversiamo ignoranza poi sul pubblico che ci sta ascoltando. Infatti adesso siamo qua mezzi infermi perché abbiamo dato troppo e... Ma io fermo. Sì, anch'io. Vabbè, comunque grazie mille al pubblico. Siete voi il festival, continuate a supportare questo evento, al di là di tutti i casini che sono successi. Questo mi fa venire in mente un'ulteriore domanda. Questa per gli Ulvedar è la seconda volta che suonate qui. Come l'avete trovata questa edizione rispetto alle precedenti e rispetto alla vostra esperienza di festival, non solo come musicisti? Allora, non solo come musicisti, perché... Vabbè, certo, perché abbiamo guardato da sopra e da sotto. Io è da che esisto che lo vedo da sotto, perché è capitato di esserci già sopra al palco, ok? Diciamo che è un'edizione sfortunata per svariate cose. Doveva essere sicuramente l'edizione che avrebbe fatto fare il botto a questo festival, ma la verità la scopriremo soltanto nei prossimi giorni dalla reazione che avranno le persone, perché comunque nonostante le spighe, le cose che non hanno funzionato, i tagli di ieri e roba del genere, comunque in serata durante gli other games così era pieno, cioè la gente c'era, ha partecipato, quindi l'atmosfera è quella. La giornata di ieri per svariati motivi ha un po' ucciso il morale in generale delle persone, però oggi, per esempio, oggi con band collaborative nel fare quello che dovevano fare, e sta andando tutto liscio, senza ritardi, senza problemi, tutti si stanno divertendo, quindi oggi stiamo vedendo il Fosc così com'è. Purtroppo le cose capitano e la decisione di come si evolverà questa cosa rimane solo e unicamente alle persone, non a noi. Io oggi il Fosco lo vedo, ieri l'ho visto a metà, però chiaramente succede, insomma. Perfetto, allora dal Fosc Fest 2016 con gli Ulvedar è tutto. Ciao.